Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori l'idea. Cittadinanza, reddito di vita a tutti quei padri di famiglia ormai sull'orlo del precipizio che non ce la fanno più e si suicidano giornalmente. Dunque quello che chiediamo, e staremo qua ad oltranza 24 ore su 24, con pace, perché non vogliamo nessuno scontro con le forze dell'ordine, vogliamo sederci in un tavolo a discutere con tutte e 90 deputati, visto che loro stanno cercando, come tutti i giorni sentiamo sui TG, che stanno cercando la soluzione c'è e all'interno del Parlamento la dobbiamo discutere e per la prima volta il popolo vi chiede, dovete votarci. Come fate a dire la soluzione? Cioè, su che base potete dirlo? Approvare scientificamente. Perché certo, da 3 anni a questa parte non abbiamo mai visto nessuno che smentisca solo una virgola della proposta di legge di iniziativa popolare. Di quanto scritto? Il disegno non è stato mai smentito da nessun economista a livello mondiale. Ed è scritto nero su bianco. Ed è scritto nero su bianco. Dunque noi siamo pronti a sederci in un tavolo, a discutere e con la penna e con il cervello possiamo dimostrare scientificamente che il progetto Sicilia cambierà le sorti della nostra isola. Se fa un'intervista anche a me, dico, la possiamo anche aggregare, perché sono il promotore dei disoccupati inoccupati, quindi possiamo partire anche. Questo progetto Sicilia, ci sono anche inoccupati, disoccupati, comunque rappresentate gran parte della Sicilia. Sì, gran parte della Sicilia, principalmente Palermo, perché dico, la gente di Palermo è quella che chiede maggiore rispetto, perché non ci sono altre soluzioni, non sono soluzioni adatte principalmente a chiedere tavolo tecnico al comune. Andiamo alla regione, faremo un altro tavolo tecnico, al prefetto, è solamente una perdita di tempo. Nell'arco che noi abbiamo trovato il progetto Sicilia, che mi sembra un ottimo disegno di legge, adesso chiediamo a loro, dico, di smettere di chiacchiere, far fanterie e andare ai fatti. Ai fatti, così togliamo tutta questa gente dalla miseria, perché in Sicilia è arrivato per l'ennesima volta un'altra peste, chiamata disoccupazione e inoccupazione. Quindi adesso che i 90 deputati ci incontreranno, firmeranno il decreto di legge che abbiamo fatto noi, che già l'abbiamo anche all'interno, che c'è stato un deputato che l'ha messo là dentro, quindi saremo qua ad oltranza a chiedere alle istituzioni politiche che faranno qualcosa per questa Sicilia, perché con qualsiasi deputato che ci siamo messi a parlare per strade facendo, dirette scritte e quant'altro, ho chiesto anche cosa hanno fatto per questa Sicilia, l'unico obiettivo che mi hanno dato è stato abbassando anche la testa. Quindi chiediamo un incontro immediato con le istituzioni. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori l'idea.